Buongiorno ragazzi, qua siamo stanchi, parliamo a bassa voce, che non vogliamo svegliare nessuno. No, io più che altro non ne ho voce, quindi forza basso. Sono le 8 meno un quarto, 9 meno un quarto della mattina, stanotte ho provato a fare in modo che la notte conciliasse il sonno, Gli però albori della non montagna. so, son passati un po' di cerbiatti. Un po' di cerbiatti fino alle 4:45 della mattina che urlavano. Hai mangiato i salsicce ieri notte? Niente. Niente, allora. Ecco, ora sei andato a letto. E ne 3:30. Niente, ragazzi, adesso smontiamo la tenda e poi chiudiamo baracca e burattini e si va. Ciao. Ragazzi, siamo arrivati ad Avellino, adesso devo andare, sono sul bus per andare all'aeroporto e ovviamente è successo l'inevitabile, praticamente sono riuscito. Allora, stanotte cosa è successo? In campeggio, come vi dicevo, non ho dormito niente perché la gente urlava, giustamente, ma io non sono abituato a questo tipo di campeggio e non avendo dormito niente, dovendo andare via di corsa, stamattina praticamente mi sono dimenticato la borsa col drone e tutto dentro. Occhiali da sole, drone, altre cosine, shampoo e niente ragazzi, quindi adesso torno a Verona, non ho il drone, ho probabilmente perso tutte le riprese, cioè speriamo che gli altri li trovino, poi che nessuno se lo rubi, diciamo, e è fastidio. Allora già io, a dire la verità, volevo comprare un altro drone, perché il mio inizia ad avere i suoi anni, però allo stesso tempo funzionava, se una cosa funziona io non è che la butto piuttosto che la cambi, cioè se funziona va bene, me la tengo e finché non mi si rompe, però mi sarebbe piaciuto avere un altro. Fatto sta che non è tanto quello che mi dispiace, perché come vi dicevo la malattia che ho a parte dimenticare le cose, ma perdere gli occhiali da sole è allucinante, allucinante, perdo sempre gli cazzo di occhiali da sole ogni anno, quindi niente, adesso Alessia mi fa sapere se la trovano, perché penso di sapere dove sia, ma a sto punto con la testa che ho potrebbe essere ovunque, potrei averla tirata nel bosco, nel fosso per quanto mi riguarda. E qualora la trovassero me lo spedisce, arriverà tutto altrimenti tra 1 o 2 settimane e chissà quanto costa. Comunque speriamo bene ragazzi, speriamo bene. Speriamo di trovare tutto. Comunque non ci scoraggiamo, adesso siamo sul bus, direzione aeroporto. Oggi ho un sacco di cose da fare. Un cliente mi ha chiesto se posso andare a fare delle foto a un hotel di lusso a Peschiera, quindi a Lago di Garda. Solo che devo anche riposare un bel po', perché non sto dormendo niente in questi giorni, sono morto. E stasera mi vedo con mio ex collega stasera mi vedo con mio ex collega, quindi non avrò tempo di dormire. Sto pomeriggio ho un aperitivo, ma non solo quello, devo editare tutti i video, quindi appena arrivo a casa, cioè potrei già in aereo, dire la verità, solo che devo capire se riesco a collegare a videocamera al computer senza spaccare tutto. Oltretutto il computer non è che sia neanche così carico, perché l'ho usato un po' in questi giorni. A questo punto mi viene a dire spero di avercelo qua, perché sennò cioè, sono proprio un pirla. Fatto sta che oggi sono abbastanza preso, domani Ferragosto, in teoria la mattina partiamo e forse tra i piani andare a fare una tendata, e quindi top, però altra stanchezza. Poi dopodomani sera c'è Santa Viola, che è la festa che c'è sulle colline a Verona, dove musica techno, lì non dormirò niente. E poi il 17 parto e vado qualche giorno in montagna, casa mia, un po' di relax, ma anche lì, cioè spero di riuscire a dormire, ma probabilmente avendo gli amici che verranno e quant'altro sarà molto difficile. Vabbè, noi non ci scoraggiamo, ragazzi, ci sentiamo dopo appena arrivo in aeroporto. Io in tutto questo, come colazione pranzo, mi sono preso un Evergain e una 4 mele della Val d'Adige. Quindi mi voglio sentire patriottico, mi manca casa, di conseguenza come pranzo, colazione mi mangio solo 4 mele, non ho preso né companino né niente. Vediamo, dai, ciao. Mamma mia, ragazzi, non si finisce più. Praticamente la
drone, gli occhiali da sole e tutto sono stati trovati, quindi mi verranno spediti. Uno, due, stavo per... sono sceso la fermata sbagliata, cioè dovevo scendere prima per l'aeroporto e meno male che me ne sono accorto dopo 200 metri e ho chiesto all'autista se mi apriva, grande che mi ha aperto, a Verona non mi avrebbero mai aperto, ho aperto in mezzo alla strada e se no sarei finito a Napoli, mannaggia, avrei perso il volo e tutto, rendiamoci conto, dai, c'è un caldo allucinante, allucinante, adesso andiamo in aeroporto, facciamo tutte le cosine e poi ci siamo. Ragazzi, tutto ciò che poteva andare storto è andato storto, mamma mia, perso tutto. Vabbè, perso no, però drone occhiali chissà quando arriveranno. Ci aggiungi che ho anche perso adesso l'attacco, che non so dove cavolo sia finito, cioè o è in tasca. Oh, sì, è in tasca. Non trovavo il filtrino, va bene, niente. Rimangio quello che stavo per dire e tutto a posto, tutto a posto. Caldo qua, si muore di caldo in quel di Verona. Adesso dobbiamo andare alla macchina sperando che non ci siano multe né che si vada e quant'altro. Quelli? Ciao. Ciao, sperando, è il bambino che mi saluta, sperando che non ci siano né multe né nient'altro, voglio trovare la macchina, non ho neanche così tanta fame, alla fine quelle 4 mesi mele mi hanno un po' saziato e ora devo andare sulla bilancia per vedere se sono rimasto ciccione, probabilmente sì, perché attività fisica non se n'è vista, palestra è un tot che non ci vado da prima delle vacanze e si muore. Ok ragazzi, la macchina c'è, ora scopriamo se c'è anche la multina. Multa non c'è, però in confronto abbiamo trovato un po' di schifo, mamma mia. Toccherà fare un altro vlog dove la pulisco. Chiaramente se non apro la macchina non si apre. Buongiorno ragazzi, allora ho fatto tutto il pomeriggio a editare i video della settimana, li sto caricando ora su YouTube e verranno caricati in questa settimana. Una cosa che non mi mancava era, ragazzi, una cosa che mi mancava un pochino era la pioggia. Ha iniziato a piovere oramai da una ventina di minuti e io adesso mi cucino da mangiare. Nello specifico, visto che ho il frigo completamente vuoto, sì, ovviamente ci sono i cadaveri. E visto che il frigo è completamente vuoto, praticamente mangio i rimasugli di cose avanzate dell'altra volta, quindi ho della mortadella, conosciuta come bondola nella lingua locale di Verona, e faccio un mortadella, mi faccio una piadina, cioè solo una piadina o del formaggio che non è molto coerente con la piadina, ma va bene, pomodorini e la mortadella, quindi solo una. Così non mangio troppo, abbastanza leggero, o meglio non mangio tanto pane perché poi la mortadella forse anche troppo, cioè stiamo parlando di un etto di roba, un etto e mezzo, quindi abbastanza impegnativa. E adesso mangio, poi con calma mi preparo appena smette di piovere ed esco, ho voglia di stare fuori, voglia di fare cose. Dopo mi vedo con mio ex collega appunto tra un paio d'ore, prima mi devo vedere con un'altra ex collega, quindi come vedete io non... Cioè, quando torno sempre per poco, nel senso non mi fermo un secondo. Letteralmente, aspetta, passiamo qua. Ah, la puttana, le piadine! Insomma, ecco, quando faccio le piadine mi brucio sempre. Ho messo un sacco di formaggio, anche troppo. No, torna su. Torna su. Ok, no, separo neanche, pezzi così, no dai, separiamola, 4, 5 fette, usiamo le metà perché sennò dopo diventa letteralmente troppo, perché io sento bruciare, perché Lorenzo ha la mania di bruciarsi, porca miseria, mi brucia dopo. Cioè guardate ragazzi, sembrano, avete presente quelle pubblicità ingannevoli dove vi fanno vedere quanta roba c'è? Ecco, guardate quanto sgorga, quanto sgorga. E vabbè, ragazzi,
Adesso me la mangio e ci sentiamo dopo. Molto in relax, in chilling.